Una partita, possiamo dirlo senza dubbio, interpretata nella maniera più eccellente che possa essere interpretata una gara. Avete subito un po' all'inizio il pressing, la marcatura del Pomigliano, dopodiché avete preso il volo, azzeccatissime anche le sostituzioni, ma autore di una strepitosa doppietta. Sapevamo di incontrare la squadra e ci conosceva abbastanza bene. Sappiamo che nelle ultime giornate ci ha fatto la gara. Sappiamo che ha visto le nostre partite e quindi conosciamo bene che venivano qui per prestarci altri. Ma sappiamo anche che quella pressione non può durare una partita intera. Noi dobbiamo essere bravi, avere pazienza, avere qualità di gioco, di non avere l'ansia del risultato imminente. Che prima o dopo il gol veniva fuori, anche perché pressando in quel modo prima o dopo gli spazi ti rilascio. Una squadra come la nostra, che fa del possesso palla del fraseggio la sua arma migliore, era semplice trovare queste giocate. Sono stati bravi ragazzi a interpretare bene le situazioni di gioco. E dopo 8 giornate Luca De Filippis esce imbattuto, anche questo è un risultato che lascia intendere che nella vostra forza e anche nella difesa. Oggi devo dire che è stato bravo soprattutto lui nell'1 contro 1. Perché forse il primo tempo la linea difensiva faceva poco le lassi, abbiamo corretto qualcosa tra il primo e il secondo tempo, e devo dire che poi il secondo tempo la difesa non ha rischiato più niente, su un tiro da Montano che è stato veramente bravo De Filippis. Il merito delle 8 partite senza subire gol penso che sia di tutto, di tutta la fase difensiva che la squadra ha applicato. Mister, oggi abbiamo visto una novità, D'Agostino schierato in avanti, è stata una sorpresa, forse all'inizio tutti i nostri giudizi erano un po' titubanti, però invece poi ha avuto ragione. Io li alleno durante la settimana, quindi li vedo solo quando non faccio delle mosse azzardate o impazzisco durante la settimana. Avevo detto anche ad D'Agostino che prima o dopo le capitava una palla sul sinistro e di Bernarci poteva dare un vantaggio. Oggi sono stato un buon profeta, un ragazzo. L'unica palla che ha avuto disponibile per calciare l'ha messa proprio nell'angolino giusto. L'avevo detto anche a Gianni, questa volta, visto che settimana il ragazzo mentalmente l'ho visto un po' giù, ho parlato con un ragazzo e ho detto che sarebbe subentrata, avrebbe fatto anche loro, addirittura ne ha fatto due, quindi buon profeta. Buon profeta, infatti è stato il cambio un'altra volta, così come domenica scorsa con la cava, il cambio è stato azzeccato, entrato Emma, probabilmente la panchina li fa caricare mentalmente. No, è il gruppo, l'ho detto già altre volte, è una fortuna di avere un gruppo fantastico, dei ragazzi interessanti, c'è uno spirito propositivo durante l'allenamento. Chi va in panchina sa che prima o dopo può essere chiamato in causa e dare il massimo. Questo è lo spirito giusto per cercare di arrivare a certi livelli. La mentalità è quella giusta, quindi noi proseguiamo su questa strada, consapevoli che abbiamo grande forza e soprattutto in questo momento abbiamo una maturità mentale che forse all'inizio non avevamo. Ogni domenica, lei diceva, è una finale. Domenica prossima c'è quella che è considerata un po' a giusta ragione la bestia nera del Gaeta. Stiamo parlando del Boville, l'unica squadra che qui è uscita vittoriosa. C'è una condizione però psicologica e anche fisica, apro e chiudo parentesi, abbiamo visto un Marzullo in campo che in quei pochi minuti ha fatto vedere la tranquillità di gioco ed è importante. C'è una condizione del tutto diversa, a differenza invece dell'Arzanese che adesso ha soltanto 2 punti, domenica o dentro o fuori quindi. No, è un'altra partita, un'altra battaglia, ancora terminiamo punto a punto, dobbiamo ancora inseguire. È ovvio che incontriamo una buona squadra, il Boville è stata l'unica squadra che mi ha impressionato a Riccianello, perché è una squadra formata di brevidini, di gente rapida che sa ripartire, quindi anche lì dobbiamo essere bravi conoscendo un po' le caratteristiche. E speriamo che i nostri cugini non ci facciano proprio loro lo sgambetto, penso che sia importante giocarsi la partita, ma sia importante anche giocarsela in maniera come sia una partita di calcio. Noi andiamo lì, consapevoli che dobbiamo per forza prendere i 3 punti, però anche consapevoli che potremmo giocare una signora squadra. Grazie, arrivederci.